Le preposizioni articolate o article contratte introducono vari complementi. Si formano con la fusione tra gli articoli determinativi, le, la, le, e le preposizioni semplici, de, a. Vi ricordo la presenza di altri podcast relativi a questi argomenti, andate ad ascoltarli. Andiamo a vedere quindi le preposizioni derivate da de. Troviamo nella forma maschile du, del, femminile de la, del, plurale de. Diciamo come sempre che de el apostrofo si usa davanti a vocale o a camuta. Il maschile singolare ha una doppia forma, du è la contrazione di de più le. Davanti alle parole che cominciano per consonante o H aspirata e del davanti a parole che cominciano per vocale o H muta. Il colore del muro, la couleur du mur. Il concerto del musicista, le concert du musicien. La partenza dell'aereo, le départ de l'avion. L'ascensore dell'hotel, l'ascenseur de l'hôtel. La forma femminile singolare de la si apostrofa davanti a vocale o a camuta. L'entrata della casa, l'entrée de la maison. Le finestre della scuola, le fenêtres de l'école. De si usa con tutti i nomi plurali maschili e femminili e corrisponde alle forme dei, degli, delle in italiano. Non si apostrofa mai. Le voyages des élèves, il viaggio degli alunni. Les problèmes des villes, i problemi della città, delle città. Mentre per quanto riguarda le preposizioni articolate derivanti da a, abbiamo o, al, alla, al e o, rispettivamente maschile, singolare. O è la contrazione di a più le e si usa davanti alle parole che cominciano per consonante o h aspirata. Al davanti alle parole che cominciano per vocale o h muta. Jacques va al cinema. Jacques va au cinéma. Parla al bambino. Il parle à l'enfant. La forma singolare femminile alla si apostrofa davanti a vocale o a camuta. Il va à la banque, va in banca. Il resta all'université, resta all'università. O è l'unica forma di plurale maschile e femminile e corrisponde a ai, agli, alle. Non vuole mai l'apostrofo. Andiamo ai grandi magazzini. Nous allons au grand magasin. Véronique pensa agli affari. Véronique pense aux affaires. Per questo podcast è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e vi invito ad iscrivervi se trovate contenuti utili.